Questa che vi sto per leggere dalla libreria Quadraro Book, Via degli Uenci 69, è la prefazione che mio padre, Goffredo Capitelli, scrisse nel 1991 per il libro di un amico del caffè Noteke. Gian Piero Cristiano. Il libro era Margutta, Babbuino e dintorni della memoria che noi editammo come CDS e che io curai. Prefazione di Goffredo Capitelli, mio padre, 1991. Favolosi quegli anni, chissà perché, sono favolose sempre gli anni passati. Un ragazzo si aggira tra le botteghe di via Margutta. Forse guardato come un simpatico estraneo tra gli artisti del tempo, con quell'atteggiamento che farà dire ai Iannacci: vengo anch'io. No, tu no. Dalla stessa famosa canzone. Cristiano sentì tanto questo atteggiamento che anche oggi che ci consegna questa bella cosa, sparisce dalla narrazione. Si tiene in disparte per vivere gli altri, tutti gli altri. Rivive con questo libro un'epoca di via Margutta e dintorni che nessuno dei protagonisti ha scordato. Un'atmosfera che ha dato vita a capolavori ed infranto sogni. La vita prorompe dagli appunti di questo ragazzo e ride, maledice, ironica, spazza via in una risata malinconie e doppiezze. Ne viene fuori un affresco che è forse il capolavoro di Cristiano. Anche se lui stesso, registratore attento alla realtà di quei luoghi e di quei tempi, diviene in progressione costante l'artista che è. Forse con questo libro Cristiano ha voluto creare proprio il grande affresco della sua gioventù. Ha voluto riproporre su carta quel capolavoro che non poteva essere contenuto che in un'enorme tela, grande come via Margutta e via del Babbuino. Le strade della sua giovinezza, lastricate di pianti e risate, di notte insonni e di sogni, sogni che non finiranno mai. Goffredo Capitelli, mio padre.